Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della mia cucina Shandy Chic. Sono qua per farvi vedere una ricettina buonissima, sana e leggera ovviamente, però molto proteica e un piatto completo che è ottimo anche per i vegani, perché questa ricetta appunto è vegana. Vi farò vedere come faccio lo spezzatino. Questa è una cosa che mi ha insegnato mia madre, perché come sapete noi piace molto variare nell'alimentazione e mangiare anche alimenti vegani come la soia. È un piatto che mangiamo comunque ogni tanto, sempre alternato comunque alle altre cose, perché anche le proteine della soia fanno molto molto bene. È un alimento completamente vegetale, quindi va benissimo per i vegani o per chi comunque vuole limitare il consumo della carne, perché come sapete un eccessivo consumo della carne fa male, tutto in eccessive quantità fa male, quindi è bene variare. Ed ecco perché noi ogni tanto mangiamo anche la soia, e questo è un modo molto molto buono di consumarla, di mangiarla, quindi vi dico provatela, perché veramente quando la fate viene buonissima. Pensate che questa qua contiene per 100 grammi 47,5 grammi di proteine. Questo lo dico per tutti gli sportivi che mi stanno guardando, non l'avreste mai detto. Invece la soia contiene anche più proteine della carne, quindi veramente un ottimo ingrediente. Sono bocconcini di soia, ve li faccio vedere da vicino. Io li compro al supermercato, li trovo tranquillamente in tutti i supermercati, non c'è bisogno neanche di andare nei negozi bio. Quindi iniziamo subito con questa ricetta buonissima, che è un piatto completo. Mi piace tantissimo mangiarlo la sera quando torno dalla palestra, perché ho tanta fame e mi mangio un bel piattone di questo, mi sazia tantissimo. Qua, allora ragazzi, per prima cosa qua ho tagliato le patate a cubetti, le ho messe nell'acqua fredda un po' così. Adesso vado a preparare le verdurine, quindi io ci metto di solito quello che ho. Adesso stavolta ci metto il sedano, che faccio a quadratini. Spesso ci metto anche la carota, però oggi non ce l'ho, quindi non la metto. Oppure la zucchina, quello che volete voi. Insomma, una specie come fate lo spezzatino con la carne, potete comunque metterci qualsiasi tipo di verdura. Quindi ci metto un po' di sedano. Poi ci metto la cipolla. Io metto la cipolla rossa, che secondo me è più buona. Però voi potete mettere quello che volete voi, il porro, un cipollotto, la cipolla bianca, qualsiasi tipo, va bene. Faccio tutto a pezzettini piccolini. Poi ci metto anche un po' di pomodorini, pochi per dare giusto un pochino di colore. Ok. Le patate. Qua un bel po' di patate. E adesso per la soia vado a versare bocconcini di soia nell'acqua bollente. Si devono tutti idratare i bocconcini di soia. Metto anche un po' di pisellini, ovviamente li sciacquo prima. Eccoli qua, i pisellini. Non ci fa più niente, forse devo prendere il vuoto più grande, ho fatto troppo. Ecco qua, ho deciso di dividerlo in due perché era troppo, quindi faremo un ruoto io e un ruoto Max stasera, mangeremo tanto tanto tanto. Nel frattempo che si idrata la soia, vado anche a condire, vi faccio vedere. Io non faccio soffriggere nulla, poi ovviamente secondo i vostri gusti avreste potuto far soffriggere sul fuoco la cipolla con i piselli, però ovviamente è meno sano, in questo modo è molto molto sano, perché lo andrò a cuocere al forno. Sano e leggero, e poi soprattutto è veloce perché mi scoccio. Spoccare anche un'altra pietra, quindi metto tutto quasi, sbatto nel forno e via. Qua metto il pepe, un po' di pepe abbondante. Facciamo che me lo prendo io e metto tanto tanto pepe, che a me piace il pepe. Max ne mettiamo poco poco, che non gli piace tanto pepe. Poi mettiamo il sale rosa dell'Himalaya. Poi mettiamo un po' di erba cipollina, che è tanto buona e ci sta bene. Basilico secco, e in mancanza di quello là fresco, ovviamente quello fresco sarebbe stato molto molto meglio, però anche questo qua non è male, dà un po' di sapore al tutto, perché mettendo più spezie possiamo mettere meno olio e meno sale, perché le spezie danno molto sapore, sono un ottimo trucchetto. Adesso che si è idratata la soia, vado semplicemente a spremerla così con le mani per far scendere tutta l'acqua. Ecco qua, bene bene, e la vado a versare qua dentro. Con questo procedimento potete fare poi qualsiasi ricetta, cioè potreste fare anche ad esempio un ragù vegetale con la soia, casomai farò qualche altra ricetta se volete, sempre qualche variante. Io non la mangio spessissimo, però ogni tanto mi piace, quindi mischio tutto.
immancabile olio extravergine d'oliva, il condimento migliore del mondo. E voilà, guardate che meraviglia, quanto colore, che bello. Adesso non ci tocca che infornare, facciamo fare anche un po' croccantini le patate ed è buonissimo, che vi mangiate. Ah, anche un po' di origano ci sta. Mettiamo giusto un goccino d'acqua, proprio poco, giusto così per farlo venire non troppo secco. Ragazzi, questo piatto è buonissimo, veramente, spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale, questo è il mio secondo canale, se ancora non siete iscritti. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video, ciao!